Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì alle ore 15 va in onda con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo dalle onde di Radio Gamma 5 via Belzoni 9 Cadoneghe e vi ricordo anche il numero di telefono è 049 700 700 per chi vorrà telefonare. Naturalmente blocco sempre le telefonate la prima mezz'ora e i primi 40 minuti per fare l'introduzione della trasmissione di oggi. Innanzitutto ringrazio chi mi ha telefonato un attimo prima che mi ha ascoltato. Io sono arrivato qui e ho trovato la radio completamente sguarnita, con nessuno dentro e con musica che andava. Spero di non aver rovinato qualche registrazione di qualche speaker che stava facendo. Comunque, ho tentato di fare al meglio possibile. La trasmissione di oggi, ripeto, è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni. Oggi non c'è Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che come solito, Francesco è con me, però i turni di lavoro gli impongono di essere presente al lavoro. Noi ringraziamo sempre Francesco per la sua collaborazione eccezionale. Senza di lui, credo che il senso del paganesimo avrebbe ben poco spazio. Ed è grazie a Francesco e a tutto il gruppo dell'Istituto Mediterraneo se oggi possiamo parlare di paganesimo senza tanti problemi. Bene, detto questo, niente, introduciamo la trasmissione di oggi. Nella trasmissione di oggi, in questa trasmissione, concludiamo il crogiolo dello stregone. Un attimo, scusate, prima ancora di incominciare. Ricordo che io sono in vacanza da circa l'8 agosto sull'altipiano di Asiago. Praticamente sto 3 settimane sull'altipiano di Asiago, frequento praticamente l'intero altipiano. E se qualcuno volesse, non so, parlare, discutere, che frequenta la stessa zona in qualche momento, può darmi un colpo di telefono a casa, Marghera, intanto prima che parta, e ci mettiamo d'accordo quando vederci. Praticamente niente, non facciamo altro che farci una chiacchierata e berci una birra assieme. Io sono su con la famiglia, per cui non c'è nessunissimo problema. Ci beviamo una birra e facciamo due chiacchiere, insomma. Io frequento alcuni luoghi sacri, però siccome c'è parecchio da camminare per raggiungerli, se qualcuno non è un buon camminatore è difficile che possa venire con me, a meno che uno non abbia voglia anche di farsi una passeggiata, io sarò ben felice di portarlo su, insomma. Sì, non sono luoghi inaccessibili o oscuri, sono luoghi disponibilissimi. E sono dei luoghi in cui gli stregoni e streghe hanno concentrato la loro attenzione, dove il divenire umano si è costruito all'interno della magia, per cui sono dei luoghi abbastanza importanti, dove si ha la sensazione del mondo che ci circonda. Bene, detto questo, se qualcuno vuole venire, io sono Claudio Simeoni, abito in via delle Vignole 4 a Marghera, basta che mi date un colpo di telefono, ci sono sull'elenco telefonico, e ci mettiamo d'accordo quando vederci, non c'è nessunissimo problema. Bene, ricordo anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica. Chiunque vuole ricevere bollettini, informazioni, dati, non fa altro che scrivere 2 righe, dare il suo indirizzo all'Istituto e l'Istituto li manda i bollettini nostri che facciamo, li manda le comunicazioni e quello che è necessario. Per cui non c'è nessunissimo problema, non ci sono preoccupazioni. In questa trasmissione concludiamo il crogiolo dello stregone, mettendovi dentro due elementi insieme. Sono due elementi del tutto distinti che però agiscono assieme sulla trasformazione dell'individuo e non possono essere separati. Sono chiamare le cose col loro vero nome e il sognare. La pratica del sognare altro non è, scusate un attimo solo, altro non è che l'esercizio di porre la nostra attenzione mentre stiamo sognando. Mentre sogniamo, la ragione e la descrizione del mondo attraverso la quale affrontiamo la vita quotidiana tacciono e affiorano al nostro pensiero le immagini e le combinazioni più assurde. Il sogno ha la funzione di rivitalizzare il campo energetico dell'individuo oppresso dagli affanni della vita quotidiana. Il sogno ripristina quanto la delusione, le fatiche e le pene del quotidiano danneggiano.
Proprio per il fatto che il sogno rivitalizza il campo energetico dell'individuo, questi può appropriarsi e rendere accettabile alla ragione, può aprirsi e rendere accettabile alla ragione la percezione del corpo luminoso in formazione. In altre parole, il sogno permette al corpo luminoso di esprimere il suo punto di vista nei riguardi della vita di tutti i giorni. Può immettere nella ragione le sue percezioni, le sue aspettative, le sue intuizioni. Dal momento che l'uso dei sensi da parte del corpo luminoso è diverso dall'uso dei sensi della ragione, possono affiorare cose nuove, intuizioni nuove, nuovi modi di percezione, specialmente se l'individuo nella vita quotidiana vive usando la propria volontà, le proprie determinazioni e praticando l'intento. Il corpo luminoso incide sulla formazione dell'intento e sulla formazione del giudizio dell'individuo soltanto quando l'individuo sospende il giudizio nei riguardi di quanto non capisce e di quanto non riesce a determinare. Io considero il sognare come un mezzo per affinare il mio modo per affrontare il mondo e per permettere al corpo luminoso di esprimersi. Ma ci sono persone che fanno del sognare uno dei momenti creativi della loro esistenza. Costringendo la ragione a riconoscere che in quel momento si sta sognando, quando io sogno devo trasmettere il messaggio alla ragione e dire: questo è un sogno. Per prendere atto di questo devo alzare le mani davanti agli occhi e guardarle. Una pratica precedente al guardarsi le mani, nel guardarsi le mani è stata introdotta, ricordiamo, da Castaneda a livello normale, era quella di guardarsi il sesso, ma è una pratica che porta spesso all'ossessione, anche se il sesso e la sua pratica è uno dei fini della nostra esistenza, la riproduzione della specie attraverso la soddisfazione di un bisogno o piacere fondamentale. Tecnicamente, la pratica del sognare consiste nell'imporci l'ordine prima di dormire, cercando di formare l'immagine delle mani e sospendendo il dialogo interno. Una volta trovate le mani, si continua seguendo i propri istinti e le proprie predilezioni. Il sognare diventa più vivo, diventa importante, ci si accorge che si può viaggiare nei sogni ed è bene coltivare il sognare per immergersi in mondi strani e per viaggiare volando. Quando si vola e si sente il vento, allora si è diventati come streghe e stregoni che volano sul bastone di nocciolo o sulle scope o che si liberano nell'infinito come novelli Superman. In quel momento la ragione lascia uno spazio per esprimersi al corpo luminoso. Questa espressione apparterrà sempre alle caratteristiche dell'essere umano specifico, accentuerà delle caratteristiche caratteriali e ne attenuerà altre, tutto in funzione della definizione del raggiungimento del proprio intento. È importante che l'individuo abbia messo nel proprio crogiolo il chiamare le cose col loro vero nome. Chiamare le cose col loro vero nome significa tendere a cogliere l'essenza e la noumenia della cosa, il suo intimo significato, nel suo modo di esprimersi, nel suo mondo, nella sua oggettività, e pertanto la sua funzione nell'insieme in cui si esprime. Chiamare le cose col loro vero nome significa agire per non ingannarsi. Non ingannarsi significa sapere, sia nel quotidiano che nel sogno, cosa sia una cosa e la sua funzione. Chiamare le cose col loro vero nome ci impedisce di mediare, sottomettendoci all'inganno. Noi affermiamo che il Gesù di Nazareth, come descritto dai cristiani, sia solo una truffa. Questo per noi significa chiamare le cose col loro vero nome e questo ci impedisce di mediare accettando per vera o per fattibile sia la truffa che aspetti di essa. Ci impedisce di sottometterci al macellaio di Sodoma e Gomorra. Quelle persone che dicono che in fondo Gesù era buono, ma sono i preti cattivi, o costruiscono una propria descrizione di un Gesù come esse si immaginano, altro non fanno che sfuggire al chiamare le cose col loro vero nome e si preparano ad essere truffate attraverso un'altra via. Essere truffate per un'altra via, per
significa attendere di essere sottomesse e distrutte con trucchi diversi o con un'altra costruzione di pensiero, dove un truffatore come Gesù viene fatto passare per profeta. Queste persone non hanno il coraggio né la capacità di prendere nelle loro mani il proprio divenire. Non saranno mai in grado di chiamare le cose col loro vero nome se non dopo imprese titaniche. Per queste persone il sogno sarà sempre autoinganno. Elementi allucinatori o fobici in cui affioreranno le loro paure e il loro autoinganno. Il sogno non si trasformerà mai in sognare. Queste persone, se sognassero di pagare un conto con una banconota di 150.000 lire, non riuscirebbero a cogliere l'incongruenza della situazione, non sarebbero in grado di alzare le mani per guardarsele, per liberarsi in volo nell'infinito. La vita di tutti i giorni e il sognare sono in relazione stretta. Se per costruire il proprio futuro si deve agire su entrambi i fronti, la vittoria nel sogno si ripercuote nella vita di tutti i giorni e la vittoria nella vita di tutti i giorni si ripercuote nel sognare. Agitare il proprio crogiolo nel sogno, quando nella vita di tutti i giorni si è impotenti all'azione, e mescolarli su entrambi, quando nella vita di tutti i giorni si può esercitare il proprio intento. Con questo abbiamo completato il crogiolo dello stregone. Ricordo che il crogiolo dello stregone si può descrivere, ma non si può imporre. Per essere costruito e mescolato sono necessarie le scelte soggettive dell'individuo. Sono le scelte soggettive che portano l'individuo a mescolare nel proprio crogiolo, trasformando il piombo del grigiore della vita quotidiana nell'oro del cammino luminoso che porta a costruire il proprio corpo luminoso. Noi possiamo soltanto descrivere gli elementi e là ci fermiamo. Voglio ricordare cosa abbiamo messo nel crogiolo. Un attimo, scusate. Ma la giornata è abbastanza calda e qui si fa... molto ma molto caldo. Allora, ricordiamo cosa abbiamo messo nel nostro crogiolo prima di concludere le trasmissioni sul crogiolo. Abbiamo costruito il bastone dello stregone. Il bastone dello stregone era formato dalla sospensione del giudizio, dallo scetticismo e dalla sospensione del dialogo interno. Questi tre elementi formano il bastone dello stregone. Da questi tre elementi abbiamo derivato il giudizio di necessità, cioè quel giudizio che siamo costretti a dare per vivere quando sospendiamo ogni giudizio. Poi abbiamo messo nel crogiolo l'attenzione relativa ai sensi. Poi abbiamo messo l'intento. Poi abbiamo messo il sapere come chiedersi il perché delle cose. Abbiamo messo la follia controllata. Abbiamo messo ascoltare il mondo attorno a noi. Abbiamo messo toglierci dal centro del mondo. Abbiamo messo l'agguato come arte. Abbiamo messo vivere con volontà e determinazione, nel significato di vivere per sfida. Abbiamo messo la meditazione, la contemplazione e il senso della preghiera. Abbiamo messo le correnti vegetative, abbiamo messo il sognare e abbiamo messo il chiamare le cose col loro vero nome. Abbiamo messo praticamente 16 elementi, compreso il bastone. Ricordiamo che il crogiolo è formato dalle idee che gli stregoni hanno incontrato nel corso delle loro trasformazioni. Cioè, trasformandosi, gli stregoni hanno scoperto che il mondo è fatto in un certo modo, obbedisce a determinate leggi, e hanno riportato quelle leggi indietro. Quelle leggi hanno costruito il crogiolo, hanno costruito la forma dell'involucro. Cioè, se io dico il mondo è creato da Dio, questo è un assurdo, è un nonsense, è una stupidaggine, è una cosa falsa. Se io cerco di fare lo stregone partendo dal presupposto che il mondo è creato da Dio, non sarò mai uno stregone.
ho già ucciso me stesso, ho ucciso, ho distrutto il vaso, il crogiolo in cui dovrei mettere i miei elementi. Cioè questa affermazione a priori distrugge a priori il mio cammino. Per questo insistiamo molto sui concetti filosofici. I concetti filosofici che sono stati formati dalla stregoneria altro non fanno che costruire l'involucro, il crogiolo entro il quale mettere gli elementi per fonderli e mescolarli. In pratica non fa altro che costruire noi stessi. Gli elementi, il nostro pensiero costruisce noi stessi, il modo con cui ci mettiamo davanti al mondo. Per cui è importante, sono importanti tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, cioè tutte le cose che abbiamo dette avevano un fine e un significato. Scusate ancora un attimo. Per me bere acqua è importantissimo. Per cui se qualcuno ha perso delle cose, noi le cose le ripetiamo abbastanza spesso, per cui non è che abbia perso qualcosa, però fin dalla prima trasmissione, da quando ci siamo presentati nel novembre del 1996, questa ricordo che è la 36esima, mi sembra, trasmissione che facciamo, ad ogni trasmissione abbiamo aggiunto qualcosa al precedente, abbiamo fatto delle affermazioni che e sono precise all'interno di un determinato contesto. Quel contesto è la costruzione dell'individuo. Naturalmente esistono delle condizioni, delle affermazioni che abbiamo fatto perché sono contingenti e altre affermazioni invece che sono generali, che sono quasi assolute, per cui ogni cosa va vista nel suo inserimento e come viene messa. In ogni caso, ricordiamoci sempre che la filosofia che noi esprimiamo è il modo con cui guardiamo il mondo. Questo modo con cui guardiamo il mondo altro non forma che il crogiolo. Il crogiolo siamo noi stessi, perché il condizionamento educazionale che i cristiani ci impongono, lo impongono a noi stessi e impongono al nostro modo di guardare il mondo. Dunque noi, costruendo le idee attraverso le idee filosofiche, non facciamo altro che spostare lo sguardo, non facciamo altro che guardare il mondo in maniera diversa. Dunque, facendo questo, abbiamo costruito il crogiolo. Nel crogiolo abbiamo messo gli elementi e col bastone dello stregone li mescoliamo, li fondiamo. In pratica non facciamo altro che fondere noi stessi. Non facciamo altro, come direbbe Platone attraverso Socrate, a prendere l'energia vitale da ogni parte del nostro corpo, comprimerla, articolarla fino a che diventi cosciente di se stessa. Bene, ho citato Socrate anche se non valeva la pena citarlo perché poverino dice un miliardo di cose e poi non si sa bene se dice lui o se dice Platone. Comunque dice anche il contrario di questo. Bene, finito quel crogiolo dello stregone, andiamo avanti con il sentiero d'oro. Il sentiero d'oro è la devotio che stiamo sviluppando. Ricordiamo che la devotio è un'invocazione che determina la relazione fra l'individuo e il circostante invocato nella devotio. La devotio impone al circostante l'intento del soggetto che la recita, mentre questi si fa proprie le volontà e le determinazioni del circostante col quale intende camminare assieme. E questa è la cosa più importante. Infatti oggi parleremo di, attenzione, fato conduce l'essere, e l'essere è la presenza di Vulcano. L'essere impone la sua volontà a Vulcano. Vulcano insegna l'essere come il fuoco dentro l'essere può scatenare le furie o le può fermare qualora si gettino contro l'essere. Fato conduce l'essere e l'essere è la presenza di Giove. L'essere impone la sua volontà a Giove. Giove insegna come il cielo sia più antico, padre e figlio di ogni essere, come precedette la natura e come della natura sia il guardiano. Fato conduce l'essere e l'essere è la presenza di Diana. L'essere impone la sua volontà a Diana. Diana insegna l'essere come la sua parte femminile sia predominante nell'esistente, insegna come necessità spezzi le catene ed ogni altra forma di limitazione e coercizione del lato femminile della vita. Fato conduce l'essere e l'essere è la presenza di Quirino. L'essere impone la sua volontà a Quirino. Quirino insegna l'essere come il costruire città sia per la sua grandezza, anche se questo limita Fauno e Silvano. Questi sono i quadri 45, 46, 47 e 48. Il quadro 45. Imporre la propria presenza a Vulcano significa imporre se stessi a tutto il fuoco che distrugge, al fuoco la cui forza scatena furia, la distruttrice.
imporre la propria presenza a Vulcano significa riconoscere la furia distruttrice del fuoco a tutti gli esseri che ci circondano e il loro diritto ad essere consumati il più rapidamente possibile senza dover essere distrutti lentamente. Imporre a se stessi a Vulcano significa imporre le proprie determinazioni per fermare il fuoco distruttivo. Significa imporre le proprie determinazioni per usare il fuoco per costruire se stessi. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Vulcano? Per alimentare le nostre determinazioni con le furie degli esseri che ci circondano, per rivendicare la nostra forza con la quale fermare o sviluppare quella furia, a seconda che ciò favorisca il nostro sviluppo. Queste determinazioni alimentano Vulcano e il fuoco dentro ogni essere viene alimentato da Vulcano. Vorrei fare una piccola parentesi ai quadri di commento della Devotio. C'è una cerimonia a Roma di cui non hanno mai capito il significato. In pratica, quando in onore di Vulcano si prendevano dei pesciolini e li si gettavano nel fuoco. È una specie di piccolo olocausto, anche se nel paganesimo l'olocausto non è mai esistito, che però aveva un significato preciso. Cioè, se devi ammazzare qualcuno, lo ammazzi, non lo fai soffrire, non ti diverti a piegarlo, a costringerlo a strisciare, non godi della sua sofferenza, lo ammazzi, punto e basta. Cioè, nel paganesimo è più feroce far soffrire qualcuno per il gusto di farlo soffrire che non ucciderlo. E questo era il significato del fuoco che brucia. Cioè, se una cosa deve essere fatta, va fatta in sé, ma il nemico non deve essere umiliato, non può essere costretto a prostrarsi, che è una cosa inversa al cristianesimo. Il cristianesimo invece si diletta nel costringere le persone a pentirsi, a strisciare, ad essere umiliate, mentre invece questo nel paganesimo non è possibile. Bene, andiamo avanti. Quadro 46. Imporre la nostra presenza a Giove significa imporre la nostra coscienza e la nostra consapevolezza all'essere più antico, padre dell'essere natura. L'essere Giove si nutre del respiro di ogni essere della natura. Ogni essere della natura alimenta e trasforma Giove. Soltanto chi impone la sua volontà e le sue determinazioni, rivendicando il proprio diritto allo sviluppo del proprio potere di essere, può fondere la propria coscienza e la propria consapevolezza con quella di Giove. Solo chi sviluppa il proprio corpo luminoso può volare all'interno della sua coscienza e della sua consapevolezza, raccogliendo quanto serve per il proprio divenire. Giove, padre e figlio di ogni essere della natura, che fu e che sarà. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Giove? E detto alla cristiana, non è che noi adoriamo Giove, noi ci relazioniamo sempre con gli esseri. Per espandere la nostra percezione oltre i limiti dello spazio fisico e del nostro tempo fisico, attingendo alla consapevolezza con cui ogni essere della natura ha nutrito Giove. Mentre facciamo questo, acquietiamo i nostri sentimenti, ammirando ogni tramonto e ogni alba che attrae la nostra attenzione. Di questo Giove si alimenta, mentre Giove alimenta il nostro divenire. Questo i cristiani non lo possono nemmeno immaginare, anche se Wojtyla guarda disperato l'alba, struggendosi di quanto ha perso, mettendo in ginocchio esseri umani indifesi. Quadro 47. Imporre la propria presenza a Diana significa mettere in primo piano il lato femminile come prioritario e principale all'interno della specie. Non dimentichiamo che la parola e la ragione sono divenuti del lato femminile della specie. Imporre la propria presenza a Diana significa riconoscere la priorità del lato femminile nel sistema sociale umano. La libertà del lato femminile è la libertà della specie. Non è possibile l'uno senza l'altro. La libertà del lato maschile della specie è possibile soltanto come libertà del lato femminile. Purtroppo è avvenuta una stortura nelle relazioni sociali, come proiezioni di relazioni sessuali. Solo Diana può rimettere ordine in tutto questo. Pretendendo il rispetto del lato femminile della specie, ottiene la protezione del lato maschile della specie stessa. Gli occhi di Diana sono gli occhi della furia e di Vulcano insieme. La sua determinazione è quella dell'essere lupo. La sua caccia d'agguato è quella del falco. Diana è l'essenza del giorno, mentre la specie umana fonda il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Diana? Per ricordarci
che il lato femminile è l'essenza del divenire della specie. Attraverso questo nutriamo il nostro divenire. Attraverso questo nutriamo il divenire di Diana in quanto essenza della specie a cui apparteniamo. Quadro 48. Imporre la nostra presenza a Quirino significa imporre la nostra presenza alla città a cui apparteniamo. Questa è parte di noi. Questa è noi nella misura in cui noi, vivendo in essa, la curiamo e partecipiamo alla sua vita. Il nostro apporto alimenta Quirino e da Quirino attingiamo per continuare a fondare il nostro divenire. Quirino è lo spirito come divenuto della città, la sua coscienza, la sua consapevolezza come frutto del fare delle coscienze di sé e delle consapevolezze di chi la abita. Curare la città significa scambiare energia vitale con essa, significa attingere da essa energia vitale. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Quirino? Per scambiare energia vitale con lo spirito della città in cui abitiamo e a cui apparteniamo, attingendo da esso ogni volta che agiamo in funzione della città, fondendo con essa la nostra volontà e le nostre determinazioni. I cristiani, per impossessarsi degli esseri umani, dovettero distruggere lo spirito di Roma, provocando Alarico affinché la mettesse a ferro e fuoco, e gli esseri umani in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Vorrei ricordare che lo spirito Quirino, l'essere Quirino, è uno spirito di guerra, e anticamente era un parallelo a Marte e faceva parte di una delle prime triadi romane, che era Marte, Giove, Quirino. Dopodiché è diventato lo spirito guerriero della città come proiezione nei mutamenti, come proiezione del divenire della città. Ogni spirito di ogni città è un Quirino, per cui Quirino è l'essenza della città, è il suo spirito, la sua proiezione nei mutamenti. Vorrei ricordare come questa comunque per quanto riguarda la devozio. Ora avevo fatto un po' di rassegna stampa, ma prima di fare la rassegna stampa vorrei ricordare che dalle prossime trasmissioni il Crogiolo dello Stregone non lo tratteremo più, se non ci saranno delle richieste particolari, e parleremo invece di un fatto fondamentale per ogni secolo dall'800 al 1789, cioè al 1700. In pratica, cosa ho sempre detto? Che la stregoneria nasce con la fine del paganesimo, cioè la fine del paganesimo determina la nascita della stregoneria. La stregoneria non è altro che lo spirito di libertà calato negli individui. L'Ottocento segna la fine del paganesimo col trionfo del cristianesimo e del cattolicesimo. Ci sono ancora Carlo Magno che continua a sterminare i pagani, ci sono tutte le lotte, stanno arrivando i saraceni dalla Spagna, ci sono tutti un po' di rimescolamenti in giro per il mondo, però l'Ottocento è il secolo del trionfo della Chiesa e del cristianesimo. In quel momento gli stregoni cominciano a esercitare la propria esistenza, il proprio fare e a sviluppare la libertà. Ora vedremo. Per ogni secolo, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, per ogni trasmissione parleremo di un fatto fondamentale in quei secoli che ha servito a costruire la libertà attuale. La fine dell'orrore cattolico è, noi la datiamo nel 1789, cioè la Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese strappa il dominio dei cattolici, i suoi principi, uguaglianza, fraternità, non fanno altro, libertà, uguaglianza, fraternità, non fanno altro che distruggere quello che è la sottomissione cristiana. E in effetti c'è un grandissimo scontro con la Chiesa. Bene, dal 1789 in poi comincia un'altra era. L'era comincerà pian pianino, ci saranno sempre ingiustizie, i casini, i problemi, cioè, però inizia un altro tipo di percorso. Bene, noi parleremo del periodo fra l'Ottocento e il 1789. Nella prossima trasmissione, parlando dell'Ottocento, parlerò dell'attività di un papa tale Niccolò I. È papa dall'858 all'867. E ogni secolo, oltretutto, accennerò alle idee fondamentali di uno o più filosofi caratteristici di quel secolo.
nell'Ottocento è tale Scotto Eurigenna e vedremo come Eurigenna articolerà il suo pensiero. Nel Novecento sarà Avicenna, nel 1000 Avicembron, nel 1100 Averroè, nel 1200 parleremo di Ruggero Bacone, nel 1300 parleremo di Occam, nel 1400 di Pietro Pomponazzi, anche se è a cavallo fra il 1500, nel 1500 parleremo di Cardano, Paracelso, Galileo e Telesio, nel 1600 parleremo di Francesco Bacone, Cartesio, Leibniz, Spinoza, Locke e Voltaire. Naturalmente accenneremo al pensiero, non è che si può fare tutto il filosofo in sé. Niente, cominceremo a introdurre questo modo di analizzare la storia, di vedere alcuni fatti storici dal nostro punto di vista sempre. Bene, premesso questo, vediamo un attimino le notizie che abbiamo questa settimana. Allora, innanzitutto c'è il processo Pribke. Il processo Pribke stabilisce un principio, cioè ribadisce ancora una volta un principio. I delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Fintanto che esiste un soggetto che può rispondere dei delitti commessi, quei delitti non cadono mai in prescrizione e il soggetto è sempre imputabile di quei delitti. Bene, il macellaio di Sodoma e Gomorra è sempre imputabile ai delitti contro l'umanità. È imputabile la strage di Sodoma e Gomorra, è imputabile la strage del diluvio universale. I principi che nascono da questo, che è il principio fondamentale che nasce, o fai quello che voglio io t'ammazzo, che questo è il principio generale, è un principio condannabile, è un principio di apologia di strage. Pertanto, questo riguarda tutti i cristiani, non solo il nazismo, tanto per essere chiari. E questo è stato riaffermato dalla sentenza Pribke. Poi un altro ritaglio del Gazzettino del 19 luglio 1997. C'è una sentenza della Corte d'Appello di Venezia in cui si condanna tale avvocato Luciano Faraon e un prete, vediamo un attimino, e un prete, Monsignor Bruno Gumiero, parroco di San Donà di Piave, ha solo una multa, 1 milione, non è che si condanna a morte, però si ribadisce un principio fondamentale. Un cristiano non può dire a un altro cristiano tu sei un delinquente perché credi un'altra cosa. Cioè, se io dico al cristiano tu sei un delinquente perché adori il macellaio di Sodoma e Gomorra e sei suo complice, è un'affermazione giuridicamente corretta. Nel senso che da quello che tu dici io deduco che. Cioè, siccome tu dici io adoro il macellaio di Sodoma e Gomorra, ergo fai apologia del macellaio di Sodoma e Gomorra, ergo sei un suo complice, sei condannabile. Chiaramente non è condannabile da un punto di vista giuridico, lo è da un punto di vista morale, da un punto di vista etico, da un punto di vista filosofico. Però un cristiano non può dire, scusate un attimo, fermo ancora le trasmissioni per qualche minuto ancora, finché non ho finito, fermo le telefonate per qualche secondo, abbiate 5 minuti di pazienza. Non lo può dire. Se dice questo, se un cristiano dice a un altro cristiano di un'altra religione o di un'altra setta, tu sei un delinquente perché sei dell'altra setta e non ha commesso atti delinquenziali, questo è imputabile di diffamazione. Cosa è successo? Praticamente sembrerebbe che questo avvocato Luciano Faraon sia stato abbandonato dai familiari che sono convertiti a testimoni di Geova e lo hanno praticamente abbandonato. Siccome qua c'è da stabilire questo, le persone non sono proprietà privata della famiglia, cioè il marito non è padrone della moglie, i genitori non sono padroni dei figli, hanno un compito nei confronti dei figli, hanno delle relazioni personali, ma non esiste atto di proprietà. Pertanto, se la moglie lo ha abbandonato, lui può fare quel cavolo che vuole a livello civile. Però non può accusare quelli di Geova di avergli portato via la moglie, perché la moglie è senziente, cioè, a meno che non l'abbiano rapita, quello è un altro discorso. Per cui è inutile che se la meni un pochino, perché ricordiamoci sempre che Gesù in Matteo viene a dire che lui è venuto a dividere i genitori dei figli, i padri, eccetera, eccetera. Per cui i cristiani devono solo stare zitti e comportarsi secondo le regole civili. Pertanto è corretta la sentenza della Corte d'Appello. Poi c'è un altro articolo su Repubblica 22 luglio 1997. Vietato alle donne far rumore coi tacchi.
Beh, la repressione ormai femminile in Afghanistan è la cosa più aberrante e più allucinante che ci sia. Ricordiamoci una cosa sola. La guerra in Afghanistan, i cosiddetti Mujahideen, cioè, sono spariti dalle prime pagine dei giornali quando sono arrivati a Kabul e hanno messo il velo alle donne. Cioè la cacciata dei sovietici dall'Afghanistan aveva un solo problema, una sola centralità, mettere il velo alle donne e ridurre la donna schiava. Ricordatevi sempre questo. Dopo fatevi pure tutte le seghe mentali e politiche che volete, a me sta benissimo. Però l'Afghanistan è sparito dalle prime pagine quando hanno messo il velo alle donne, quando hanno distrutto una parte della società. Pertanto, vedete voi quello che volete fare. Un attimo, scusate. Sulla Repubblica invece del 23.07.97, ricordate che questi articoli li trovate anche sugli altri giornali. Cioè, il fatto che io leggo Repubblica e il Gazzettino non significa che non ci siano anche sul Corriere e sulla Stampa, sia chiaro questo. Cioè, è talmente asettica questa cosa che non è partitica. Sulla Repubblica del 23 luglio 1997 c'è un altro articolo. In Vaticano il tesoro dei nazisti croati. Allora, bisogna sempre ricordarsi cosa è stata la Croazia. La Croazia aveva una maggioranza di Ustascia che durante l'ultima guerra si sono schierati per il nazismo. Tito, che era un croato oltretutto, ha pensato bene di limitare all'interno della Croazia e all'interno della Jugoslavia il potere dei croati proprio per evitare che risorgesse il nazismo. Naturalmente i croati erano cattolici, per essere nazisti bisogna essere cattolici, non ci so, che dopo magari cambi il nome al Dio cattolico, quello è un altro discorso. Naturalmente dove sono andati a finire quei soldi? Sono andati a finire in Vaticano. Ora Navarro smentisce, Navarro dice no, non è vero, però Navarro è un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, per cui è un bugiardo fondamentale, cioè, proprio come etica, come scelta, in quanto cristiano è bugiardo. E Navarro, e quello se l'articolo vi ricordate, è quello che sa vendere l'immagine di Wojtyla per farlo accettare. Siccome non ha un contenitore, un'idea, non ha un'essenza per gli esseri umani da presentare, lui vende l'immagine. Ricordatevelo sempre queste cose. Cioè, leggere il giornale su e via è una cosa, analizzare gli aspetti è un'altra cosa. Poi, sempre sui giornali, sono apparso il solito scannamento che è in corso in questo momento fra ortodossi russi e cattolici. Chiaramente di che cos'è che hanno paura gli ortodossi russi? Hanno paura che i cattolici arrivino là coi soldi e con i soldi li portino via i seguaci, che è un'operazione che in effetti Wojtyla sta facendo, sputata, sputata. E naturalmente i soldi, avere un milione di dollari qua in Italia, in Russia fai un sacco di cose che qua in Italia invece un milione di dollari non le faresti. Pertanto c'è un potere molto alto derivato dal denaro. Gli ortodossi russi non hanno questa disponibilità di denaro, pertanto sono svantaggiati e là c'è una guerra in corso. Ma è sempre una guerra per contendersi i fedeli, eh? Chi più ne ha più ne metta. Bene. Io per oggi ho concluso la presentazione, che è stata abbastanza ricca. Avevo un'altra decina di cose da dire, ma per il momento vediamo di dirle più avanti. Bene, da questo momento possiamo anche dare il via alle telefonate se qualcuno vuole telefonare, e se no andrò avanti a leggervi un altro po' di cosette. C'è una battuta che io ho, intanto aspettiamo qualche telefonata, c'è una battuta che ho sentito ultimamente, no? Non mi ricordo più esattamente da chi, comunque non ha importanza. È una battuta molto, molto forte, no? Molto maccia, così, molto virile, no? Che viene inculcata fin da bambini e siccome non, ognuno dà il proprio significato, gli attribuisce le cose che più crede. Quelle battute diventano un fondamento, diciamo così, della propria esistenza, sono quelle specie di parole d'ordine che servono per definire le varie situazioni. La battuta in sé è questa: chi di spada ferisce, di spada perisce. Ed è una battuta che sintetizza un pensiero, no? Però non si pensa qual è il significato reale della battuta. Se io ferisco uno, io gli taglio una mano a uno, lo ferisco.
lo faccio per un motivo, cioè ho motivo per fare del male a qualcuno. Ora, quel qualcuno che mi fa del male a me, perché me lo fa? Cioè, con quale diritto egli viene a fare lo stesso male a me senza sindacare l'intento per cui io ho fatto male a Tizio? Mi spiego meglio. Uno viene con un coltello e io gli stacco un braccio. Cioè, mi sono difeso. Allora, cosa dovrei? Avere il braccio staccato io? Vediamo un attimo. Ciao Giampaolo, scusa, ciao ciao. Niente, abbiamo un problema di messa in onda. Non riesco a mettere in onda le telefonate, sembra che le telefonate non entrano in radio. Dunque, allora a sto punto non mi resta altro che mettere su un po' di musica e continuo a parlare. Se qualcuno mi telefona farò partire un attimo la musica, per quanto è possibile. Bene, andiamo avanti. Allora, niente, a sto punto, non telefonate, perché tanto le telefonate non le posso neanche mettere in onda. E se qualcuno vuole telefonarmi per altre cose, va bene, insomma. Però non sono in grado di mettere in onda, l'apparecchio non mi funziona. Spero che sia una stupidaggine, ma a meno che... No, aspetta un attimo. Ah, niente, niente, accidenti, 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 niente, niente, telefonate pure, ero io forse che non avevo usato tutti i tastini giusti. Niente, no, niente, funziona tutto perfettamente. Sono stato io che ho usato i tasti sbagliati, perfetto, boh, meglio così. Benissimo, allora, vediamo un Giampaolo, scusami un attimo, ma funziona tutto perfettamente. L'errore l'ho fatto io, per cui se mi richiami mi fai un favore e mi fai perdonare da quello che ho fatto. Bene, andiamo avanti allora. La cattura di Gesù. La cattura di Gesù, cosa succede? Allora Gesù, ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, stesa la mano, trasse fuori la sua spada, colpì un servo del sommo sacerdote e gli mozzò un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prenderanno la spada periranno di spada. Ricordatevi che questo è Matteo. Vediamo un attimo. Pronto? Sono sempre io. Ciao, stavolta si va, adesso siamo te. Ecco, volevo solo dire in sintesi questo, che proprio quello che per me è un patema veramente che ho dentro è l'umiliazione che è determinata dalle religioni, e proprio le religioni per me le definisco tali, proprio in questo momento, è un'umiliazione verso l'intelligenza dell'uomo. Sì. Proprio è E un'umiliazione. deve essere umiliata, eh? Esatto, ma perché? Perché l'uomo che è lì, che suda, che si guadagna da vivere sudando, uno capita lì con gli specchietti per le allodole e gli fa vedere pan per polenta, insomma. È una cosa allucinante ed è una cosa veramente indegna per l'intelligenza Guarda umana. che questa era di questa pseudo porcheria, era di cosa? Di Cicerone. Cioè la provvidenza è di Cicerone, cioè il concetto di provvidenza, no? E dopo viene preso dagli altri. Poi Cicerone non vedeva gli uomini che lavoravano, Appunto Claudio, quale no? provvidenza? Quando che l'altro è lì che suda come un disgraziato e la chiami la provvidenza? La provvidenza sono le tue mani, quella è la Allora, provvidenza. ti leggo un attimino del concetto di provvidenza del sentiero d'oro. Sì. Certamente essi Scusa affermano Claudio, che, io d'accordo, metto giù benissimo, l'ascolto. ok, Ciao, ciao, ciao grazie, Claudio, ciao. ciao.